La GT86, che tra l'altro abbiamo provato poco prima di venire qua a Ginevra, perde il tetto e diventa FT86. Per ora è una concept, ma sicuramente verrà messa in produzione. Fortunatamente non perde l'architettura 2x2, quindi dietro due bambini possono comunque essere trasportati, o due persone non troppo alte di statura. Praticamente la linea rimane come quella della GT86, con al posteriore i due scarichi molto grandi, da, se non sbaglio, 86 mm di diametro, con integrata la luce di retromarcia e il fendinebbia posteriore. Ci scusiamo per il rumore, ma qua lo stand Toyota è appena finita la presentazione di questa, appunto, di questa FT86, e quindi c'è ancora la musica a tutto volume. Sta ruotando su se stessa, vi facciamo vedere anche il lato destro, cerchi che riprendono l'impronta stilistica vista su GT86, con la trazione posteriore, il motore anteriore boxer 2 litri, architettura molto bassa per abbassare il baricentro, senza tetto probabilmente sarà ancora più basso il baricentro, e la vettura, essendo stata studiata già dall'inizio per perdere il tetto o la testa, probabilmente non sarà molto meno rigida della rispettiva vettura con anche la capote. Beh ragazzi, qua lo dico e qui non lo nego, questa è una vettura che comprerei. Dopo aver provato GT86, la guidabilità, il divertimento, il piacere di guida che dona sono paragonabili forse solamente a Mazda MX-5. Ecco il frontale, sta girando praticamente uguale a quello di GT86, con i fari molto cattivi, a LED e un frontale muscoloso.